Ok, adesso forse mi posso girare. Vai, torrette, vai! Senti come sparano! Mamma mia, che bordello! Sparate, cazzo! Ok, quello del fulmine l'ha ammazzata. Vai, è morta pure un'altra. Mamma mia, madonna. Zoom zoom. Bella raga, benvenuti sul canale, oggi siamo qua su Ark Survival Evolved, su Scorched Earth, come potete vedere dalla mia casa in terracotta. E oggi iniziamo una nuova serie. La serie si chiamerà Road to Manticore, in cui l'obiettivo finale sarà evocare la Manticore e cercare di batterla. Così prendiamo l'element che mi servirà per fare altre cose in futuro. Questa serie l'ho strutturata in modo che ci sia un episodio a settimana sicuro, dove praticamente farò tutte le cose che c'è da fare per evocare questa Manticore, ovvero tipo prendere gli artefatti nei dungeon e raccogliere le altre cose. Allora, il mio equipaggiamento è questo. La spada per evitare incontri con i zingari troppo vicini. Abbiamo il fucile d'assalto alla Gear e ovviamente la motosega. Da qui il nome Gears of Ark, perché il mio personaggio l'ho fatto in ricordo di Marcus e Dominic, infatti mi assomiglia molto. E poi vabbè dai, abbiamo la motosega. Questa la affettiamo tutti gli zii. Ok, e il lanciamissili a ricerca. Ne ho tipo una ventina di missili a ricerca, quindi dovrebbe andare tutto bene, insomma, spero. Che come animale userò l'Optero per arrivare fino al canyon della morte. Vabbè, c'ho il Quetz, 2 anch'io, il Tapuchara e basta, perché non ho più, non ho preso altri animali, ne prenderemo in futuro. E quindi niente, praticamente sta tutto a sinistra, quindi ci sarà da fare un bel viaggetto con l'Optero, che mi riparo subito, mi lancio missile e si parte. Ovviamente il viaggio è abbastanza lungo, quindi adesso io taglio e ci vedremo direttamente quando sto al canyon. Comunque ci ho ripensato, faccio, la Manticore la farò a livello facile per adesso, perché ancora non so come si combatte, però ho letto che è difficilissima perché ti spawnano i Deathworm nell'arena e quando stai quasi per vincere ti spawnano anche i Golem contro, e quindi ammazzerò solo 2 viverne a tipo, così facciamo prima, perché sennò ci metto troppo. Però la mia idea è aggrarle e portarle via. Il problema è che mi sa che loro non abbandonano qua. Oddio, ma è pieno. Oh merda, no, vabbè. Ma ha aggrato la viverna alfa, mi sa. Allora, quindi lì c'è la viverna alfa. Quindi noi andiamo di qua. Ok, ce ne sono troppe viverne qui. Si va via, si va via, si va via. Ok, si è posata. Speriamo che questo è il colpo di grazia. Non ti muovere all'ultimo. Ma mi sa che comunque là non ci arrivano i missili, eh. Cioè, facciamo una cosa, va. Via. Abbiamo la viverna dietro, quella elettrica, che si è incazzata, presuppongo. Speriamo che mi continui a seguire. Qua c'è anche la temperatura, quella rovente, che non mi piace. No, 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 non andare via. Vieni qua, bastarda. Oh, no, come ha fatto a prendermi? Non lo so. Dai. Mamma mia. Se vai in culo, va. L'abbiamo fatta. Stavo quasi per morire.
c'è di inventario? Eccola, piuma. Come arrivano le mosche. Vieni qua. Bastarda. Ok, una piuma l'abbiamo. Adesso faccio anche il banchetto. Guarda la carne pregiata. Ma che vuoi? Ma che volete? Ok, perfetto. Ah, martiglio. Ok, raga, sono tornato un attimo a casa e ho messo a fare i proiettili del cecchino avanzato, perché voglio usare quelli per ammazzarle. Voglio usare il cecchino avanzato, che secondo me è una cosa buona, visto che adesso stanno ancora a livello basso. Gli sparo in testa e magari mi porto avanti con i danni. Poi le finisco con il lanciamissili. Stavo a pensare di fare così. Tanto l'artiglio del fulmine lo lascio qua nell'assemblatore, almeno quello sta a posto. Ok, faccio anche due lanciamissili, che non si sa mai, che questo è quasi distrutto. Ok, ho abbastanza colpi, quindi magari ci riusciamo subito stavolta. Ok, noi se li becchiamo quando stiamo lì. Sono tornato a casa e ho craftato questo. Questa che sarà la trappola per ammazzare viverne. Non so nemmeno se gli farà così tanto danno, perché la vita insomma ce l'hanno anche se stanno a livello basso. Comunque, il piano adesso è andare giù con l'optero, le aggriamo, le portiamo su e poi speriamo che le torrette facciano quello che devono fare. Tanto le accendo. Perché così facciamo proprio in fretta. E se funziona, continuiamo a farlo finché non prendo 10 artigli e proviamo a fare la sfida a livello medio. Altrimenti facciamo quella a livello facile, che tanto sarà sicuramente difficile. Allora devo ucciderla un'altra di veleno. Cazzo, c'è l'alfa. L'alfa credo che non si ammazza con le torrette. Non mi hai aggrato, vero? No, non mi hai aggrato. Allora, merda. Che cazzo, mi ha buggato. Vattene, vattene. Torna su. Eccola, quella di fuoco. Vieni, bella, vieni. Vieni, vieni, che sto qui. Ah, vedi, vedi che non viene. Si aggra agli altri animali. Guardala come sta mangiando i canguri. Poveri canguri. Muori. Dai, mi hai aggrato? No, vabbè, non mi aggra, raga, non mi aggra. Te l'hai presa con gli animali. Allora io ne approfitto. C'è pure una mantide, speriamo che non caga troppo il cazzo. Ma guarda, ho fatto la trappola e deve prendersela con gli animali. Quando non ho fatto la trappola non se la prendeva con gli animali, mi veniva dietro. Madonna, quanto toglie. Guarda, guardala. Fame. Ma c'è pure un lupo qui. Il lupo nel deserto mi mancava. No, non ce l'hai con me. Porca puttana, vieni qua, viverna di merda. E dai, cazzo, dobbiamo andare di qua. Ce la fai? Eccola. Dai, 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 che mo fai una finaccia. Ecco, ecco la trappola. No, no, non è venuta. Mannaggio. Ma io non ci credo, raga. Dai. Ok, ce l'ho dietro. Ok, ce l'ho dietro. No, non ce l'ho più dietro. Sì, eccola. Dai, dai, dai. Sì, sì, sì. Spara, spara, spara al fuoco. Dai. Spara, spara. Dai, puttana. No, è sparita. Perché cazzo va indietro? Sta qui la trappola, che cazzo? No, è morta. È morta? Ah, è morta. Oh boh, sti cazzi, è morta, raga. Molto probabilmente le torrette gli hanno sparato da lì. Buono, buono. Ok, ecco, artiglio del fuoco. Adesso faccio pure un bel po' di carne.
Perfetto. Ok, abbiamo constatato che la trappola funziona, anche perché poi l'ho messo su Ike. Sì, infatti due torrette gli hanno sparato. No, quattro torrette. No, una, due, tre, quattro, cinque torrette gli hanno sparato. Buono, buono a sapesse. Credo che mi hanno aggrato un po' di viverne, eh. Credo. Oh, cazzo. Vabbò, raga, io allora farmo... Merda, via, 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 via. Oh, cazzo, merda. Togliti dei coglioni, mi sta ammazzando l'Optero. Cazzo. No, vabbè, queste sono troppo forti, raga. Queste sono troppo forti. No, minchia, sono rimasto a pochissima vita. Puttane di merda. Cazzo, quanto sono rimasto? Minchia, 490 di salute è rimasto. Ecco, pure sbagliato. Porca puttana, quelle elettriche quanto sono cattive. Dobbiamo boostare la carne, che sennò qua facciamo una finaccia. Ok, andiamo a prendere questi altri artigli. Oh, ho ammazzato pure quell'altro di vero. Ok, bastarda. Madonna, quanto so... Credo che queste qua elettriche sono quelle più potenti, che ti paralizzano e dopo è un problemone. Allora, diamogli la carne pregiata, che almeno sicura in stretta. Prendiamo un altro artiglio elettrico. Sento i versi delle viverne quando vado giù, però non ci stanno. Ok, questa dovrebbe essere quella di veleno. La vedo diversa. Ok, mi hanno aggrato tutte, ragazzi. Tutte mi hanno aggrato. No, non mi giro, raga, non mi giro, perché mi hanno aggrato due di fuoco, una elettrica. Ok, adesso forse mi posso girare. Vai, torrette, vai! Senti come sparano! Mamma mia, che bordello! Sparate, cazzo! Ok, quello del fulmine l'ha ammazzata. Vai, è morta pure un'altra. Mamma mia, madonna. Porca puttana. Per fortuna che ho fatto sta cosa. Viverna di fuoco alfa. Un'altra. Ok, il latte si decompone in fretta. Pure la pistola. Vabbè, prendi tutto. Mamma mia, madonna. Quella elettrica è qualcosa di davvero fastidioso. Allora, regà, adesso che ho preso quell'altro artiglio e un sacco di latte di viverna, che madonna, non so, posso fare... Faccio concorrenza alla Milka. Con questo secondo artiglio velenoso io adesso potrei già fare... Cioè no, potrei già fare no, perché mancano gli artefatti ovviamente. Però ho due artigli per ogni tipo, quindi potrei fare la manticora a livello facile. Visto che io ancora non so, non ho manco mai visto un video su come si combatte la manticora. So solo che poi ti spawna i deathworm dentro l'arena, e quando stai quasi per vincere ti spawnano anche i golem. Io sarei adesso per farla a livello facile, e poi la facciamo, che ne so, a livello medio e poi a livello difficile. Tanto abbiamo visto che, insomma, con le torrette si possono farmare gli artigli delle viverne con le torrette. Magari faccio altre postazioni un po' più vicine, perché sennò avete visto che si rischia parecchio con quelle elettriche. Quindi adesso vado a casa, ci becchiamo lì. Ok raga, siamo tornati a casa dopo tanto tempo. Votiamo tutto questo cavolo di latte, perché è una cosa pazzesca, pazzesca. Tra l'altro sono senza guanti, fammi vedere. E ho trovato la skin dei guanti. Quindi direi adesso... In terza persona è figo però, Accendiamo l'assemblatore, che adesso non si sentirà più niente, quindi inizio
ad urlare. Madonna la roba che c'ho. Ok. Ok, i guanti dove stanno i guanti? Datemi i guanti. Allora, armature SWAT, rifacciamoli perché me l'hanno distrutti. Ah, cazzo, ce l'avevo pronti. Vabbè, sti cazzi. Prendiamo l'artiglio. Ok, perfetto. Ok, mettiamo la skin sui guanti e vediamo subito come sono questi guanti. Aspetta. Prendiamo sto coso perché non si sente niente. Ma dove sono? Eccoli. Guanti di Viverna skin. Vediamo. Mettiamoli su questi nuovi. Ok, mettiamo come sono. Wow, che spettacolo. Stupendi, raga. C'ho i cristalli nei guanti. Andiamo in orbit camera com'è. Eh sì, abbastanza belli. Anche se a me mi piacciono di più quelli SWAT. Vabbè, sti cazzi. Allora, vediamo. Ok, mi è scaduto tutto il latte. Spettacolo. Vabbè, sti cazzi. Pure l'uovo di viverna. Ok, vabbè, raga, il latte mi è scaduto, porca puttana. Però, vabbè, sti cazzi, non me ne frega niente. Avete visto, ci metti un secondo a farlo. Con le torrette. Senza torrette sarà un po' più difficile. Quindi, molto probabilmente ci sarà un video a parte dove farò vedere la baby viverna, insomma, come farmarla, vediamo, insomma, qualcosa. Poi, allora, non mi ricordo dove ho messo gli altri artigli. Ok, raga, l'altro artiglio velenoso l'avevo messo nel pestello, non so perché l'ho messo nel pestello. Comunque adesso abbiamo due per ogni artiglio, quindi l'unica cosa che ci mancano sono gli artefatti. Che li farò nei prossimi episodi. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi se non l'avete fatto e noi ci becchiamo al prossimo video.